Orokesh Piccolecco passa al Palascoppa e non era facile, 24-26, 26-24, 25-18, 29-17, coach Milano, avete forse mantenuto la calma nei momenti topici più del soverato, comunque una bellissima partita. Sì, sicuramente è una partita giocata alla pari per tanti momenti proprio della gara, infatti parziali così alti la dicono lunga su quello che era l'equilibrio in campo in alcuni momenti, davvero imbarazzante dal punto di vista proprio che bastava una virgola per farlo pendere dalla parte opposta, quindi siamo stati effettivamente bravi e molte volte anche fortunati, diciamo, su certi aspetti nei movimenti finali, però davvero abbiamo mantenuto la lucidità, che sapevamo che qua era lo è ancora un campo difficile, perché comunque sappiamo bene quello che è la prestazione della squadra casalinga, e quindi avevamo tutta l'attenzione, ma soprattutto di non buttarci giù nei momenti in cui qualcosa non andava, e loro veramente hanno fatto una buona gara, soprattutto le bande siamo riusciti a tenerle con difficoltà, per fortuna nei momenti finali abbiamo trovato il guizzo che ci ha portato a portare a casa i tre punti. E in questa pool salvezza avete messo il turbo, 5 partite, 5 vittorie. Sì, sì, in effetti sì, a dirlo ora sembra incredibile, perché davvero le abbiamo vissute di gara in gara senza neanche un minimo pensare a quello che poteva essere la striscia di gare vinte, quindi siamo contentissimi di aver fatto questo percorso. Il girone d'andata finisce oggi, riparte subito domenica prossima altre 5 gare, sicuramente ancora più aggressive, diciamo, e piene di pathos. Sicuramente le squadre che vorranno fare punti ci metteranno tutto in campo, compreso noi che abbiamo da giocare praticamente 3 partite su 5 fuori casa, quindi insomma è abbastanza impegnativo per noi, però ecco, siamo come dei fiduciosi di poter far bene. Una domanda secca: il soverato si salverà? Ma se gioca con questa intensità, diciamo, anche fuori casa, perché parlando con Ettore prima, c'è questa grande differenza un po' dal loro rendimento che non riescono a capire qual è, però diciamo fa un po' parte di tutte le squadre, in casa si sente più sicuri, più aggressivi sicuramente, quindi devono cercarlo di fare nel girone di ritorno, perché ovviamente è senza appello e quindi lì davvero c'è da dare il massimo come faremo noi fuori casa. Anche se la notte appare buia, coach Guidetti è qui on fire a dire la sua. Ora bisogna fare un girone di ritorno come la Piccolecco ha fatto il girone d'andata. Sì, sicuramente sì, la situazione non è delle migliori, abbiamo la salvezza a 2 partite, quindi noi siamo a 19, le due davanti a noi sono a 25, quindi bisogna fare bene. Dispiace, perché non posso dire che la ragazza non ci abbia messo nell'impegno, tutti i parziali lo dicono, che ha fatto 3 parziali di vantaggi, quindi vuol dire che noi ci abbiamo provato. È chiaro che quando alla fine hai il pallone da mettere giù, metterlo giù aiuta. Però adesso diventa un lavoro soprattutto motivazionale e psicologico, perché queste ragazze danno il cuore, soffrono e poi restano deluse, ma il coach ci pensa? Sì, sicuramente sì, c'è da dire che abbiamo tutto il giorno in ritorno, quindi bisogna rimettersi lì e lavorare, che noi non abbiamo altra soluzione, il lavoro è la nostra unica cura. Però gli applausi ci sono stati, perché è stata bella pallavolo, a noi interessa la vittoria e la salvezza, ma che sia una bella pallavolo non si discute. Guardi, io obiettivamente sono dell'idea che abbiamo dei momenti in cui giochiamo una buona pallavolo, poi però sotto pressione dovremmo essere ormai abituati a giocare un po' più sereni, cosa che non è semplice da dire e non è neanche semplice da fare. Uniti tutti insieme fino alla fine. Come sempre, come sempre. E per la serie sono passate da soverato e sono diventate ancora più brave e più alte Federica Piacentini, ace Muri, insomma una giocatrice che sta trascinando l'Ecco insieme alle sue compagne. Sono molto contenta intanto di essere tornata a Soverato, perché è sempre un piacere comunque nel corso degli anni ritrovare un po' di persone conosciute. È stata una partita tostissima, loro sono state bravissime a tenerci testa in realtà e a metterci in difficoltà fino alla fine. Sono molto molto contenta di come stiamo crescendo come squadra, perché abbiamo imparato anche nei momenti un po' più difficili che dove non arriva una arrivano le altre. Secondo me questo ha fatto la differenza. E soprattutto grande grinta, soprattutto in Federica Piacentini, che forse ha dato quei punti in più, una grinta e una cattiveria nei momenti decisivi. Allora, oggi punti in più personalmente posso dire di no, cioè sono un attimo in disaccordo perché non ho fatto una gran partita, però penso che comunque la grinta sia, quello sì, non sia mancata, insomma. Anzi, sono contenta che mi abbiano aiutato anche le compagne appunto a livello di difesa, di muri, questa cosa del non mollare anche nei momenti in cui sembra andare tutto storto o comunque quando loro erano sopra. Perdere il primo set e poi tirar sopra la testa non è mai facile, soprattutto qua.
E un messaggio ai tifosi di Lecco che ci hanno seguiti su Volleyball World TV. E ciao a tutti, grazie di seguirci sempre, continuate a fare il tifo fino alla fine del campionato, mi raccomando che siete fondamentali. Bacio. Grazie. Ed eccoci ora con Alice Barbagallo, che rappresenta la colonia ex Soverato che c'era a Lecco e che soprattutto merita i complimenti perché nei momenti importanti ha recuperato quei palloni che contavano. Beh, devo dire che innanzitutto è stata una partita vinta davvero di squadra, quindi gran merito alle mie compagne, bravissime, perché in tante occasioni veramente ho sentito la squadra bella unita e compatta. Questo è un campo difficilissimo in cui io ho sempre piacere a tornare, però è sempre tra i più tosti da affrontare, e lo abbiamo visto anche in termini di gioco, perché non mollano una palla, hanno una difesa altissima, altezze non da poco, e quindi andiamo via felici, senza voce, ma felici e soddisfatti. E ai tifosi di Lecco che pure ci vedono, cosa dite? Salvezze acquisite? Beh, di certo questa era una partita importante perché era uno scontro diretto fondamentale. Dico, continuate a seguirci e fino alla fine lottiamo e lotteremo. E comunque Alessia Barbagallo, Rachele Nardelli, Anna Caneva, siete passate a Soverato ma siete cresciute tantissimo, veri complimenti. Beh, diciamo che il tempo passa un po' per tutti e per fortuna l'esperienza fa tanto, però devo dire che questo è un campo che si soffre sempre, quindi bene, brave noi, insomma.